Buonasera a tutte, tutti e tutti. Un altro appuntamento transfemminista della rete donne transfemminista di Arcigay. Questa sera parliamo di linguaggio abilista. Voglio subito ringraziare le nostre ospiti, che sono Elena e Maria Chiara Paolini, le Witty Wheels, e voglio assolutamente ringraziare anche Francesca Tamburrini, che ha, come dire, lavorato con loro alla costruzione di questo momento di confronto che, come dicevo un po' in apertura, fuori registrazione, arriva dopo un percorso, diciamo, di riflessione su questi temi che abbiamo intrapreso già da qualche mese. Come sapete, chi abita questo spazio da tempo, abbiamo avuto diverse e diversi ospiti con cui abbiamo avuto la possibilità di, come dire, consapevolizzare che viviamo in una cultura e in un mondo abilista. E quindi ringrazio davvero di avere ancora questa opportunità oggi di approfondire con un taglio diverso, diciamo, questo tema, perché il nostro scopo è sempre quello di decostruire e di provare ad immaginare, no? Un altro mondo possibile. Ecco, quindi da questo punto di vista oggi mettiamo l'accento e i riflettori sul linguaggio, sul tema del linguaggio, senza però appunto risparmiarci la possibilità di estendere ovviamente l'argomento a quello che ci verrà in mente. Chiedo a tutte le persone che sono qui di utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi in questa fase di silenziare il microfono, se non vogliono apparire possono come dire, nascondere anche la propria immagine silenziando anche la telecamera e possono utilizzare la chat per fare domande, prendere parola e quindi Francesca, che si occuperà della conduzione di questo incontro, poi raccoglierà tutte le suggestioni. A Francesca lascio il compito anche di introdurre ciò che siamo come Rete Donne Transfemminista e presentare le nostre ospiti. Grazie mille. Grazie Natascia, buonasera a tutti, a tutte e a tutto. Prima di presentare le nostre ospiti e quindi il tema di stasera, vi dico giusto un paio di parole appunto su quella che è la nostra rete. Molti di voi ormai già la conoscono, ma magari non tutti, ecco, vedo anche alcune facce nuove. Allora, la nostra rete donne transfemminista è uno spazio aperto di confronto, di elaborazione politica, di condivisione all'interno di Arcigay, che promuove la visibilità e l'autodeterminazione delle donne LGBTQIA+, la loro presa di parola individuale e collettiva, e si fa portatrice di uno sguardo femminista, transfemminista, che include tutte le soggettività e le identità. È un luogo di formazione e di autoformazione ed è proprio con questo obiettivo che sono nati i nostri laboratori che vanno ormai avanti da tanti mesi. Stasera parleremo appunto di linguaggio abilista con Maria Chiara ed Elena Paolini, che intanto ringrazio di nuovo tantissimo per essere qui con noi stasera, perché è veramente un'opportunità per noi importante. E provo a fare una brevissima presentazione. Maria Chiara ha studiato lingue e letterature e didattica dell'italiano come lingua straniera. Elena ha studiato relazioni internazionali e pratica cinematografica. Sono entrambe formatrici, attiviste sulla giustizia sociale applicata alla disabilità. Lavorano in un'ottica di femminismo intersezionale. Dal 2015 portano avanti il loro blog, appunto Witty Wheels, con lo scopo di analizzare e decostruire proprio l'abilismo. Uno dei temi centrali in tal senso è proprio quello della rappresentazione della disabilità che si fa nei media, quindi della comunicazione e del linguaggio che si utilizza in tal senso. E quindi intanto vi chiedo ovviamente se vi va di aggiungere qualcosa alla breve presentazione che ho provato a fare. E poi partirei con la prima domanda basilare ma necessaria. Il linguaggio abilista cos'è? Come si manifesta e come possiamo fare per riconoscerlo? Grazie. Grazie mille intanto per la presentazione, di nuovo grazie per l'invito e grazie a tutte le persone che si sono collegate. Ok, allora io partirei insomma con una breve introduzione su che cos'è l'abilismo, per rinfrescare un attimo, prima di andare direttamente sul linguaggio, sulle narrazioni. Quindi, una definizione molto semplice di abilismo è questa: lo stigma e la discriminazione verso
persone disabili. È ovviamente un'oppressione strutturale e quindi può avere tantissime forme, tra cui quella delle narrazioni. E più in generale, secondo un pensiero abilista, le persone disabili sono da compatire perché vivrebbero una vita indesiderabile e avrebbero bisogni concepiti come eccezionali e fuori dalla norma, ed è accettabile che abbiano trattamenti di serie B. Quindi di base un corpo-mente non disabile è valutato positivamente e la disabilità è considerata un difetto invece che un aspetto della varietà umana. E, come dicevo, l'abilismo è un'oppressione strutturale strettamente collegata col capitalismo e con i suoi valori di efficienza, di produttività, perché appunto dà valore ai corpi tradizionalmente considerati performanti, ed è collegata all'eugenetica, secondo cui alcune persone hanno qualità migliori di altre, e quindi alcune categorie sono ritenute inferiori, e al colonialismo, di cui troviamo l'idea di imporre il proprio potere su una categoria di persone. Quindi qualche esempio di abilismo. Facciamo un po' una carrellata. È abilismo quando persone strane per strada danno i buffetti alle persone disabili o fanno domande invadenti. Oppure la discriminazione ai colloqui di lavoro, appunto la discriminazione su base abilista. È abilismo l'inaccessibilità di edifici, trasporti, eventi. È abilismo il fatto che in Italia non è abbastanza finanziata l'assistenza personale perché non è autosufficiente. Quindi chi non è autonomo nelle azioni di vita quotidiana e quindi ha bisogno di supporto da parte di altre persone, si vede assegnate in media poche ore di assistenza rispetto a quelle necessarie. Quindi o hai risorse economiche tue per assumere assistenti, però devono essere risorse ingenti. Oppure è l'aiuto di familiari o partner. Ad oggi l'alternativa, se non hai queste altre due opzioni, è vivere in una struttura con tantissime limitazioni, ovviamente, della libertà personale. Altri esempi di abilismo sono la discriminazione a scuola o nei luoghi, no, sì, di divertimento, e in generale i tassi di occupazione sono molto bassi per le persone disabili ed è difficile accedere all'istruzione superiore per vari motivi, sia per la scarsità di fondi, se non sei autosufficiente per assumere assistenti, oppure per altri bisogni che non vengono soddisfatti dall'università. E l'abilismo riguarda ovviamente anche le persone con le cosiddette disabilità invisibili, per cui ad esempio è una cosa piuttosto comune non vedersi riconosciuti i propri diritti e bisogni proprio perché la disabilità non si vede. Ok, entriamo adesso nel merito del linguaggio e della narrazione abiliste, che è una cosa che vediamo un po' ovunque, infatti la comunicazione ne è satura. Sì, quindi iniziamo con come si parla delle persone disabili sui media e più precisamente sui giornali, che insomma ci sono vari esempi da fare. Chiaramente il linguaggio che troviamo sui media riflette la società e allo stesso tempo la influenza anche. E per quanto riguarda l'Italia, vediamo che i giornalisti italiani e gli altri lavoratori nei media hanno relativamente poca esposizione alle persone disabili rispetto ai loro colleghi, magari svedesi o statunitensi, che vivono in società più accessibili a tutti i livelli. Dunque, le narrazioni continuano ad essere dominate dall'idea di disabilità come tragedia, dal paternalismo e dalla sovradeterminazione da parte delle persone non disabili. Quindi, le persone disabili sono percepite come un po' tragiche, coraggiose e anche come qualcuno rispetto a cui pensare che si è più fortunati. E troviamo il pietismo, il sensazionalismo, l'eroicizzazione o dall'altra parte persone disabili trattate come vittime. Nella cronaca si utilizza spesso
linguaggio sminuente o marginalizzante. Si trovano un sacco di espressioni che ritraggono le persone disabili come qualcosa di altro e più o meno implicitamente di inferiore. Quindi persone speciali, angeli, affetti da disabilità, malati, meno fortunati, eroi, persone che soffrono, oppure madri coraggio, per indicare le madri di persone disabili, sono all'ordine del giorno su moltissime testate. Quindi, da una parte troviamo che le persone disabili ricoprono il ruolo di vittime, quindi rientrano in delle narrazioni tragicizzate. Troviamo articoli sugli studenti senza insegnanti di sostegno, notizie sui bambini esclusi dalle gite di classe, oppure su tagli di servizi, storie di famiglie abbandonate a se stesse, o articoli sulle barriere architettoniche. E ovviamente tutte queste cose non è che non siano tragiche. Il problema è la vittimizzazione delle persone disabili all'interno di queste storie di cronaca. E la mancanza di agency, che conferisce alle persone disabili una passività molto frequente. Le tematiche sono spesso trattate con paternalismo. E così nella cronaca leggiamo degli esempi tipo, cose che ho letto sono: Marco vuole andare a scuola come tutti i suoi coetanei, almeno lì si sente un bambino normale come tutti gli altri, ma qualcun altro ha deciso che per i bambini come lui non ci sono abbastanza fondi. Ecco qua è abbastanza evidente come Marco, il nome inventato, viene trattato come una persona altra in qualche modo. Un altro esempio è i coniugi rossi, cognome inventato, sono soli. Soli con il loro figlio Luca, affetto da una grave disabilità che lo costringe in carrozzina. Soli senza servizi di assistenza. Genitori straordinari, il figlio li impegna giorno e notte, ma li ripaga con un amore immenso. Parlarne in questo modo, ecco, all'interno di un contesto in cui si spiega che c'è la mancanza di assistenza, banalizza i gravi problemi del nostro welfare, ad esempio, e fa perdere un po' la valenza cioè fa perdere l'articolo la valenza di denuncia sociale, la fa diventare una storia strappalacrime, una storia individuale che non fa che pensare al lettore poverino, far pensare al lettore poverino, poverini, e riduce tutto a una storia sulla forza di volontà. I genitori vengono chiamati eroi. Dipinge le persone disabili anche come fardello, perché il focus dell'articolo è sul punto di vista, diciamo, dei caregiver, cioè delle persone, dei genitori, insomma, ed è con loro che si propone di empatizzare l'articolo, non con le persone disabili, insomma, si propone di empatizzare con i genitori. Ecco, poi E questo ci porta subito al filone della celebrazione, quindi d'altra parte rispetto al concetto di vittima, ci porta al filone della storia positiva, tra virgolette. Quindi persone disabili che si laureano, magari fanno notizia perché hanno tanta forza di volontà e hanno superato i propri limiti. Queste sono parole ovviamente estrapolate da tantissimi articoli e non, cioè si mette l'accento sulla forza di volontà, su questa concezione individualista e non magari più realisticamente, nel senso si potrebbe anche dire a volte che laurearsi per le persone disabili è difficile, ma più realisticamente perché magari hanno dovuto destreggiarsi in un'università piena di barriere architettoniche o sensoriali o che non forniva magari il materiale in formato accessibile o il trasporto accessibile a lezione. Invece il focus è su quanto, spesso, è su quanto siano coraggiose queste persone che, nonostante la loro condizione tragica, ottengono dei risultati. C'è quindi l'idea di un'eccezionalità e anche l'idea di realizzare un sogno. Questo si vede spessissimo in questo tipo di articoli. Il sogno torna spesso quando c'è di mezzo la disabilità e questo fa comprendere
fuori basse aspettative ci siano sulle persone disabili, perché si dice che realizza un sogno chi è disabile e si laurea, chi è disabile va in vacanza con gli amici, chi è disabile balla, chi è disabile e lavora, insomma basta poco. E poi c'è, oltre a questo filone di storie individuali, c'è la questione di come vengono descritte nella cronaca le proteste per i diritti delle persone disabili, tipo la manifestazione politica o la denuncia di un'ingiustizia anche individuale. E allo stesso modo si fa spesso leva sull'emotività del lettore. E questo, vabbè, ovviamente non è esclusivo delle persone disabili, però è davvero molto frequente per le persone disabili. E magari si sottolineano, al di là delle istanze della protesta, si sottolineano innanzitutto dettagli come il disagio del manifestare, ad esempio, in carrozzina, facendo ancora una volta supposizioni sul fatto che usare una carrozzina sia collegato alla sofferenza. Cioè, si vede spesso degli articoli di giornale in cui c'è scritto addirittura c'è una protesta in carrozzina, un concetto tipo, ma dove siamo arrivati? Che le persone in carrozzina, i disabili, i poverini, devono protestare, come se non fosse una cosa frequente in varie parti del mondo. E è chiaro che questa narrazione non è il massimo quando stai protestando per un'istanza, vedere che la tua istanza viene oscurata da una narrazione di svalutazione e di sottovalutazione. Ad esempio, abbiamo avuto esperienza di organizzazione di alcune proteste per l'istanza del diritto all'assistenza personale e la deistituzionalizzazione delle persone disabili, e nel rapportarci con i giornalisti, diciamo, abbiamo mandato un po', cioè, quando dovevamo interagire con i giornalisti, abbiamo dovuto in qualche modo depurare varie narrazioni che altrimenti sarebbero state su questa linea, insomma. E questo è molto importante perché una volta che si è considerati i poverini, le battaglie non hanno molto peso politico. E, ok, un'altra cosa random, diciamo, ma sempre all'interno di questo discorso, che nei necrologi nei giornali che parlano di qualche persona disabile conosciuta, si scrive spesso una frase, questa frase è finalmente è libero. E quindi questo fa capire la concezione della disabilità come prigione, come addirittura peggio della morte, che è molto diffusa, una frase eloquente. E poi c'è un altro filone problematico che riguarda la rappresentazione nella cronaca degli crimini di odio verso le persone, contro le persone disabili, gli hate crimes, che attualmente è una rappresentazione pessima nel panorama italiano, ma anche in altri paesi. Quindi mi riferisco agli omicidi delle persone disabili da parte di caregiver, genitori, partner, che sono omicidi spesso purtroppo normalizzati dalla cronaca. Dalle parole usate per riportarli, vediamo che si empatizza più con l'uccisore che con la vittima spesso. È un po' quello che succede con i femminicidi. E questo può accadere solo perché la vittima è estremamente svalutata e il suo valore è sminuito. In questi casi l'uccisore viene definito spesso devoto e amorevole, e questo tipo di omicidio viene inquadrato come quasi comprensibile, dato il presunto fardello costituito dalla disabilità della vittima, proprio come avviene con i femminicidi. Quindi si porta avanti una visione distorta dell'amore, ad esempio quando leggiamo di affetto tramutato in dolore, e si deumanizza la vittima. Viene spesso dato tanto spazio in questi articoli alla descrizione della condizione medica della vittima e a quanto fosse pesante conviverci, mentre poco o niente di solito viene detto su che chi fosse, che cosa facesse nella vita questa persona.
disabile, si dà l'impressione che fosse una vita comunque non buona e completa. E una copertura mediatica di questo tipo è estremamente pericolosa, perché manda il messaggio che dopo tutto un omicidio sia quasi una delle possibili reazioni alla disabilità. E se vi interessa approfondire l'argomento degli hate crimes e di come vengono rappresentati, sul nostro canale YouTube c'è la registrazione di un intervento che fa parte di un corso per giornalisti che abbiamo organizzato nel 2019. Sul canale WikiWheels. Ok. Poi volevo fare un approfondimento su un concetto che torna spesso, non solo nella cronaca, qua ci stiamo anche spostando perché purtroppo non è un concetto che si trova solo nella cronaca, ma anche nella vita di tutti i giorni, oltre che Social. nelle vignette dei social, sì. Allora, sto parlando dell'inspiration porn, tradotto in italiano come porno motivazionale. L'inspiration porn è un tipo di narrazione molto diffuso, appunto. Non so se avete presente quei video virali in cui c'è, per esempio, una bambina che dipinge con la bocca e c'è scritto: "Questa bambina ha superato la sua disabilità." Oppure, "Uomo disabile si sposa, ma sceglie di camminare fino all'altare. Ce l'ha fatta." Lo sto proprio rendendo in modo un po' becero, però in realtà sono così. Oppure ancora, "Bambino cieco dalla nascita, fa questa e questa cosa. Se pensi che la tua vita sia difficile, ricrediti." Che poi in realtà è un tipo di narrazione che si trova, sì, non solo in questi video, diciamo, più beceri, ma in varie forme si trova spesso. L'inspiration porn consiste nella fruizione di qualcosa che una persona disabile fa, e la si usa per un proprio beneficio, in questo caso per sentirsi migliori, superiori. Il termine è stato coniato dall'attivista Stella Young, e in pratica, perché le persone non disabili traggono ispirazione, insomma, dovrebbero trarre ispirazione e motivazione da questo tipo di storie, a causa di parecchie cose problematiche che sono sottintese. Allora, innanzitutto si dipinge la disabilità come cosa brutta, è come qualcosa da superare. In pratica, le persone disabili dovrebbero superare parte di loro stesse, cioè sono loro stessi sbagliati. Ecco. E poi c'è questo fissare uno standard per fare le cose in modo accettato. Ad esempio, tenere il pennello con la bocca è posto come una cosa eccezionale, strana. E ancora, il dipingere la disabilità come così brutta che fare qualsiasi cosa che la gente non si aspetta perché ti sottovaluta, ti rende automaticamente un'ispirazione. Come diciamo prima, basta poco. E l'idea proprio che un ruolo fondamentale delle persone disabili nella società sia dare a te, persona non disabile, la spinta a fare di più, ad utilizzare meglio il tuo tempo. E poi, come dicevo, l'inspiration porn fa sentire le persone non disabili più fortunate, superiori, fa percepire gli obiettivi come più vicini in un certo senso. Perché, parafrasando, se ce l'ha fatta la persona disabile, perché non dovresti farcela tu, persona non disabile, che hai tutte le carte in regola? Oppure, noi ci lamentiamo, c'è sempre questo noi, che comprende tutte le persone non disabili, perché sia mai che il pubblico sia disabile. Vabbè, noi ci lamentiamo, invece guarda quella persona disabile che vita brutta, e noi siamo fortunati. E inoltre c'è questo prodotto secondario per cui, nel momento in cui una persona disabile non contrasta gli stereotipi, quindi non fa nulla che viene
definito eccezionale, allora rientra nella categoria dei perdenti, perché non ha superato la sua disabilità. E c'è quindi, si crea una divisione netta, una dicotomia di noi e loro, e l'unica relazione possibile tra persone non disabili e disabili è la pietà, perché le persone disabili sono oggetto di svalutazione, sono inerentemente mancanti. Come se non bastasse, l'Inspiration Porn riguarda in parte anche amici e partner delle persone disabili. In questo caso, queste persone sono dipinte come brave persone, persone eccezionali, perché stanno con una persona disabile. Allora, quindi a questo proposito di come vengono rappresentati i partner delle persone disabili, in generale le coppie tra persone disabili e non disabili, sì. Vi parlo un attimo di un esempio vero che faceva parte di un servizio televisivo di qualche anno fa, che è abbastanza emblematico di come vengono rappresentate queste coppie. Allora, queste coppie di solito vengono presentate con titoli tipo un amore speciale o una coppia speciale, ma in realtà anche se una persona disabile fa magari un viaggio particolare, questo spesso diventa un viaggio speciale. Ci sono un sacco di cose speciali quando le fanno le persone disabili. Tornando a questo servizio, era un servizio che parlava di una donna in carrozzina elettrica che si sposava con, si sarebbe sposata, no, si era già sposata con un uomo non disabile. E che ha un tono degradante nei confronti di entrambi in realtà. Allora, riporto le parole del programma. Viene detto che la ragazza ha voluto coronare il suo sogno, si è voluta sposare anche per abbattere la barriera della sua malattia. In questo caso la malattia è inserita ovviamente a sproposito. Quindi, appunto, le cose fatte da persone disabili vengono riportate come se fossero fatte per dimostrare qualcosa, per superare in qualche modo la propria disabilità. Il titolo del servizio è Le nozze speciali di Giulia, nome inventato, appunto come se tutto ciò che riguarda le persone disabili fosse qualcosa di speciale. E quindi dovremmo chiederci perché risulta accettabile parlare di questo matrimonio così speciale solo perché uno dei due coniugi è in carrozzina. C'è un concetto ricorrente che è l'idea che si tratti di un amore in qualche modo diverso da quello delle coppie in cui non ci sono persone disabili. Infatti, all'interno del servizio, i vari giornalisti o gli opinionisti, i vari ospiti, commentano questa sì che è una storia d'amore. Oppure, quante volte noi usiamo la parola amore a sproposito? Questo è l'amore vero. E qui cosa notiamo? Innanzitutto l'uso del noi, che rende molto evidente lo sguardo abile, potremmo chiamarlo così, labeled gaze, così come esiste il male gaze, che è lo sguardo maschile, insomma, lo sguardo ci sei però, come potremmo definirlo, e perché si suppone che gli spettatori più importanti siano non disabili, cioè il pubblico che ci si aspetta è quello. Gli spettatori disabili non sono previsti, come diceva Elena. E inoltre, dietro alla idealizzazione della coppia e a quest'idea che si tratti dell'amore vero, con la A maiuscola, c'è in realtà la svalutazione della persona disabile e della sua validità come partner. Perché evidentemente è solo, secondo questa concezione, è solo un amore vero che può far amare una persona percepita come difettosa. E c'è poi ovviamente la concezione di disabilità come tragedia. Perché si dice in questo servizio, nella sfortuna più assurda di questa ragazza, lei in realtà si sente fortunata. E poi ci sono le considerazioni sul marito non disabile, che per aver sposato lei viene definito eroe. Usare questa parola porta avanti di nuovo l'idea che avere lei come moglie sia un peso, un fardello. È evidente la svalutazione delle vite delle persone disabili. E quindi sentiamo queste parole. Mattia, nome inventato, si è dimostrato un grande eroe perché non è facile. È una scelta non facile e non comune. Tutte queste sono affermazioni discriminatorie e stigmatizzanti, eppure sono estremamente comuni sui media, non solo sui programmi trash, ma anche su quelli non trash, in teoria, e passano senza che molti battano ciglio.
Noi speriamo di non avervi fatto venire il latte alle ginocchia con tutti questi esempi molto brutti, perché adesso arriva la parte dei politici, che forse Vai. anche per questo. Partiamo con Salvini, tra l'altro. Bene. E sì, abbiamo fatto un po' un'indagine su come parlano, cioè, indagine, sì. Un po' aiuto, non mi Una vengono le ricerca Google. parole. Una ricerca Google per vedere su come parlano di disabilità i politici italiani. E ecco come comunicano i politici italiani su questo tema. E ci sono tre cose che ritornano in molta della comunicazione politica sulla disabilità. E sono queste. Allora, innanzitutto, nelle varie dichiarazioni, le persone disabili sono viste come vulnerabili e fragili, degli oggetti passivi da proteggere. E ci si rivolge esplicitamente, appunto, ritornano questi concetti che abbiamo detto finora, ci si rivolge esplicitamente alle persone non disabili. Di solito le persone disabili non sono tra il pubblico inteso delle dichiarazioni. È come se non fossero un pubblico abbastanza valido. E il tema disabilità, come terza cosa, è in qualche modo slegato dalla politica ed è considerato un tema universalistico, super partes, che vede tutti d'accordo e conferisce, a chi ne parla, conferisce automaticamente, bontà e non importa come se ne parla. Insomma, un tema buono per ogni occasione, che è come se ti conferisse dei punti. E quindi, come dicevamo, abbiamo fatto su Google una ricerca molto semplice, scrivendo il nome del politico a caso, più disabilità come parola chiave, e vediamo cosa scrivono alcune delle figure politiche italiane. Ovviamente è un'analisi per forza di cose superficiale, perché sono dichiarazioni random fatte da alcuni politici sui social oppure su varie testate giornalistiche. E qui si parla solo di comunicazione, senza andare a guardare poi i programmi elettorali o le azioni concrete. E ne abbiamo scelti quattro. Però ecco, sono a caso. Facciamo quindi la carrellata, partiamo da Salvini, come dicevo. Allora, ovviamente la destra populista italiana punta molto sul concetto di difesa e di protezione delle persone disabili. Con toni enfatici, con una concezione di pena e relegandoli al ruolo appunto di persone da aiutare. Per esempio, una dichiarazione di Salvini a Ballarò è abbastanza esemplificativa, direi parecchio. Parlando del governo, ha detto: questo è il primo governo che, come voce di spesa per questi disgraziati, mette zero. Governo del 2019. E ancora commentava: potete tagliare sulla pelle di tutti, ma non sulla pelle dei disabili, se no mi incazzo come una bestia, ok? Vabbè, ovviamente sono i soliti toni da maggio protettore, che sì, insomma, sono questi toni qui. Però soprattutto le persone disabili sono considerate le persone più vulnerabili di tutte, come evidenziato dal fatto che secondo Salvini si poteva tagliare su tutte le altre categorie considerate vulnerabili, ma non sulle persone disabili, come se diventassero una categoria al di fuori della politica. E ovviamente c'è la parola disgraziati che la dice lunga. Continuiamo con Giorgia Meloni, scusate, insomma, al di là del concetto in sé di questa frase che sto per leggere, che è questa: allora, le persone con disabilità gravi o plurime, e soprattutto le loro famiglie, sono tra quelli che sono stati doppiamente colpiti dalle restrizioni dovute al coronavirus. Ora, è indubbiamente vero che le persone disabili sono state molto colpite dal
delle conseguenze del coronavirus, però è molto esemplificativo che prima ancora che delle persone disabili si parli delle loro famiglie, soprattutto le loro famiglie. Cioè le persone disabili sono totalmente rese come oggetto passivo e private di agency, così che quelli più colpiti dai problemi legati alla disabilità diventano le loro famiglie, non loro. Sì, quest'idea ritorna, quest'idea insomma di dare più importanza alla famiglia invece che alla persona disabile, ritorna in un tweet di Laura Boldrini del 3 dicembre 2020, che appunto in cui disse in occasione della giornata mondiale della disabilità questa frase: una società è giusta solo se riesce a tutelare le persone più fragili. Chi vive con persone disabili questo lo sa bene. Quindi in questa dichiarazione è una dichiarazione che non lascia spazio alle persone disabili di ritrovarsi come soggetti al suo interno per identificarsi. Non ce n'è modo perché secondo il tweet a essere esperte su questi temi sono le persone che vivono con persone disabili, non le persone disabili. Tra l'altro anche l'uso dell'aggettivo fragili è problematico perché non si tratta ad esempio di un contesto medico, dove la disabilità effettivamente rende classificabili alcune persone come più vulnerabili, più fragili. Però qui ci si riferisce alle persone disabili in modo generico e fragilità è legato qui a qualcuno da proteggere, appunto da tutelare. E il tono usato nella dichiarazione è paternalistico. Un ultimo esempio, credo sempre a caso, è un'altra dichiarazione significativa del livello del discorso pubblico sulla disabilità, è una dichiarazione rilasciata da Emma Bonino nel 2015, quando in un'intervista a Radio Radicale disse: non sono mica una disabile, in risposta a una sua possibile esclusione dalla lista dei candidati alla presidenza della Repubblica. Quindi, in questo caso, cosa è successo? In un tentativo di liberarsi da uno stigma, che è lo stigma della malattia del tumore, in pratica ne ha rinforzato un altro verso un'altra categoria. È evidente in questa frase una concezione di disabilità come incapacità e come limite insuperabile. Quindi in questo caso Emma Bonino ha fatto una distinzione tra una propria presunta normalità, abilità di persona che deve solo curare una malattia e gli handicappati, che invece è normale che non possano aspirare alla previdenza. Quindi queste frasi sono estrapolate a caso, così come le persone sono scelte totalmente a caso, ma abbiamo dovuto fare una scelta tra i nomi più conosciuti e potrebbero però essere facilmente sostituiti con decine di altri. E quindi speriamo che questa panoramica brevissima serva a mostrare quanto poco cioè le figure politiche del nostro paese sentano di dover rendere conto a qualcuno quando si parla di disabilità pubblicamente. Ma questo potrebbe, se questo vale anche per gli intellettuali o altre figure pubbliche di vario tipo. E, collegandoci a questo discorso della comunicazione politica, diciamo due parole anche su come è stato trattato il tema Covid. Diciamo che è stato detto, sono stati usati toni abilisti perché è stato detto che il Covid sarebbe stato grave solo per le persone con patologie pregresse, specialmente all'inizio, e quindi non c'era da preoccuparsi. Oltre al fatto che era un'informazione falsa, come si è visto, e che quindi ha avuto anche un impatto pratico, perché in un certo senso ha incoraggiato insomma, una superficialità, forse, perché la gente magari diceva: ah, ok, allora non riguarda tutti, e soprattutto però ha dipinto le persone con patologie pregresse, quindi più vulnerabili al virus, come sacrificabili. E questo in tutti i paesi praticamente. Sì, è stata una cosa proprio ovunque. Ok. E, ecco, adesso possiamo passare ad altri ambiti della comunicazione. Pensando al tema delle narrazioni, ci sono venute in mente le varie narrazioni riguardo
all'abuso di alcol e sulle sigarette. Cioè, diciamo, quella sorta di pubblicità progresso che anche qui in tantissimi paesi dovrebbe scoraggiare il consumo di alcol e l'abuso di sigarette. E cosa succede? Succede che la disabilità è usata in questi contesti come spauracchio, e quello è lo spauracchio, la minaccia, lo vediamo anche nei pacchetti di sigarette, ovviamente. Sì, cioè nel senso, si fa leva sulla paura della dipendenza fisica. Per esempio, ci sono tantissime pubblicità progresso, tra virgolette, in cui c'è scritto magari non bere oppure potresti finire così. Il concetto è questo. Sì, ok. E quindi si fa leva sulla paura della carrozzina, che spesso tra l'altro è rappresentata come antidiluviana, cioè questa rappresentazione bruttissima di carrozzine vecchie, ok, tipo anni 80, e poi su stereotipi su come essere disabili. Per esempio, c'è scritto sì, in varie pubblicità. Per esempio, la Valle d'Aosta aveva prodotto pochi anni fa una pubblicità del genere: se bevi e guidi, muori o forse no. E c'era una persona in carrozzina. Oppure, appunto, stereotipi: per esempio, se finisci in carrozzina, anche qui questa formulazione, vabbè, se finisci in carrozzina, poi dovrai rinunciare a uscire, passare tanto tempo in casa. E questo ci porta anche a un'altra serie di quei cartelli che vediamo per dissuadere, non so, le persone a occupare i posti per le persone disabili. E c'è scritto: se vuoi il mio posto, prenditi il mio handicap. E insomma, non è così diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora, perché c'è sempre questa demonizzazione della disabilità, c'è questo fare leva sul senso di pietà o la percezione di questa minaccia, cioè nel senso, attenzione perché magari il karma gira e ti becchi la bruttissima disabilità. Ecco, e poi ho pensato di portare un esempio sempre su questa concezione di stereotipata della disabilità. È uscito nel 2019, se non sbaglio, uno spot, l'ha prodotto la Fondazione Sacra Famiglia, che è un'organizzazione che ha diverse strutture residenziali per persone disabili in Lombardia. E l'obiettivo era appunto pubblicizzare le strutture per persone disabili. E quindi c'era questo spot davvero esemplificativo, in cui c'era questa persona disabile in carrozzina, una ragazza che nella struttura faceva i vasi, quindi oppure era in sala da pranzo, e la struttura era molto illuminata, molto carina. E c'era scritto che, cioè, no, c'era la voce che diceva in struttura si sta bene, e poi cambiava setting, e c'era questa era Giulia prima, dice la voce, indicando la ragazza, e si vede Giulia, questa ragazza in carrozzina, in quella che dovrebbe essere casa sua prima, e c'è lei tremante, piangente, disorientata evidentemente al buio, e insomma, se volete cercatelo poi, perché è davvero uno dei più brutti esempi forse che ho mai visto. È la Fondazione Sacra Famiglia, e è la tipica rappresentazione della disabilità, oltre che ovviamente concettualmente il fatto che pubblicizzano le strutture residenziali per persone disabili.
è tutto problematico. Sì. Cos'altro? Parliamo del cinema Sì, oppure dai. abbiamo sparato i tempi? Come no? Sì. Ecco, in realtà la mia seconda macro domanda era appunto quello che avete già ampiamente detto. Anzi, comincio a ringraziarvi per i tantissimi spunti che ci avete dato, molte cose a cui neanche io avevo pensato, onestamente. E, sì, abbiamo parlato del giornalismo, della politica. Se vi va di parlare anche del tema appunto della comunicazione nel cinema, così chiudiamo questa parte. Allora, sempre per il cinema, abbiamo preso due film in particolare. Anche qui sono solo due esempi, però sono molto rilevanti. E sono narrazioni che riflettono le narrazioni mainstream, irrealistiche, tossiche sulle persone disabili. Cioè, perché le narrazioni sono così importanti? Perché danno forma e sono costitutive poi delle politiche. E ovviamente succede anche con i migranti e altre categorie sociali. Non è solo un film, non è solo una storia tra tante, è una narrazione che si inserisce in un contesto saturo di narrazioni tutte uguali. E nello specifico nei film si vede spessissimo che il problema dei personaggi disabili, il loro conflitto interiore è la disabilità. E, ecco, ce ne sono pochissimi di film in cui il conflitto interiore non è dato dalla disabilità. E allora prendo due film pessimi. Allora, Io prima di te, innanzitutto. Super, un successo commerciale super e che è stato un sacco contestato dalla community disabile quando è uscito e anche dopo. E io prima di te, per chi non lo conoscesse, è una storia d'amore tra un uomo disabile e la sua assistente. E nella storia lui alla fine sceglie di morire perché non vuole vivere da disabile, quindi non vuole usare una carrozzina. Gli attori non sono disabili, come succede anche qui spessissimo, e che ovviamente è problematico per la rappresentazione perché poi la rappresentazione uno non è realistica e due si tolgono opportunità agli attori disabili. E quello che salta all'occhio a livello di storia è che è evidente che il protagonista Will ha bisogno di un sostegno psicologico. Invece il film, come tanti altri film simili, prende per buono che siccome è disabile vuole morire. E, di nuovo, posso pensare a tanti film con questa narrazione. La persona disabile che vuole morire oppure che muore. È un po' come le storie iperdrammatiche con i personaggi LGBT. Inoltre, una cosa che si ritrova spesso è che la persona disabile serve, ha proprio questo ruolo, serve alla persona non disabile per farle capire che la vita è bella. Infatti, appunto, Will serve, il protagonista di Io prima di te serve proprio a questo, per la sua compagna, insomma, per la protagonista. E inoltre quello che salta all'occhio è che pur essendo un film romantico non ci sono scene di sesso, che ovviamente non è che deve esserci per forza in una relazione romantica, però è una cosa che non c'è mai o quasi mai con protagonisti disabili. Quando c'è spesso, anzi direi quasi sempre, il sesso ha una funzione riabilitativa. E non è semplicemente una parte della relazione romantica. E questo era Io prima di te. E poi volevo fare l'esempio di Tutti in piedi, che è un film un po' meno conosciuto. È un film francese, e anche qui c'è la storia d'amore. E lui non è disabile, lei sì. Gli attori non sono disabili,
il problema principale in questo film, secondo me, è che si normalizza una dinamica tossica. E poi non è nemmeno la prima volta, cioè ho visto davvero tanti film in cui si normalizzano dinamiche tossiche tra persone disabili e non. Spesso sono dinamiche con gli assistenti. E qua il problema è che lui non è a suo agio con l'idea che lei gli piaccia. Cioè lui si innamora, però poi ha problemi suoi perché non vorrebbe provare queste cose. E si insiste molto su questo nel film Sì, anche. la storia si basa praticamente su questo. E ovviamente non è l'ideale che una storia romantica abbia questo come presupposto. È una cosa offensiva, perpetua un'idea di tolleranza e non di amore. E invece il film la presenta come se questa fosse una relazione accettabile, dove una delle parti trova strana la relazione stessa. Tra l'altro lei, la ragazza in carrozzina, dice è la mia occasione per essere felice, questa relazione. Come se fosse, insomma, oro colato. E in questo caso la persona disabile serve alla persona non disabile per far sì che diventi una persona migliore. Perché infatti questo personaggio maschile prima era, insomma, misogino, un po' menefreghista, diceva le bugie, eccetera, eccetera. E lei invece ha questo ruolo che lo deve redimere. Inoltre lei non ha personalità, il 90% delle cose che dice, forse l'80%, sono sulla sua disabilità, sul fatto che, insomma, delle battute sul fatto che purtroppo lei è disabile. E anche qui il sesso non lo vediamo. Vediamo solo, insomma, la scena dopo, e la scena prima e dopo. Non so se il regista non sapeva bene come fare, però, insomma, guardatelo e poi penso che riderete. E inoltre la comicità si basa sulle aspettative delle persone non disabili. Anche qui si vede evidentissimo lo sguardo abile. E inoltre, proprio come ciliegina sulla torta, gli unici attori disabili fanno le figurazioni, quindi sono solo comparse, e sono messi lì a scopo comico e grottesco. E tra l'altro, vabbè, anche altre identità sociali in questo film sono trattate malissimo, quindi sì, organizzate. E insomma, c'è questa critica al politicamente corretto, che in realtà spessissimo è un alibi per essere super offensivi. Sì, non ho detto bene che, insomma, è proprio tutto un rifiuto del politicamente corretto verso non solo le persone disabili, ma altre categorie marginalizzate, ed è terribile. Bene, grazie tanto anche per questi esempi. Intanto in chat, per esempio, Barbara ci scrive: ci sono anche film molto belli, a mio parere, come Rosso come il cielo, che è la storia di un tecnico del suono molto affermato in Italia. Io, ad esempio, questo non l'ho visto purtroppo, però ecco, mi chiedevo se. Ecco, anche a voi viene in mente qualche film o magari serie TV che va, diciamo, con una rappresentazione un po' più positiva, ecco, un po' più fatta bene, diciamo. Questo film non l'abbiamo visto, non l'ho mai sentito, però magari ce lo andiamo a vedere. E, dunque, un film che mi è piaciuto è del 2019 ed è Peanut Butter Falcon. È stato tradotto in italiano in modo strano. Guarda. Il viaggio verso un sogno, Ah, credo. esatto, sì. E il protagonista è interpretato da un attore disabile. E diciamo che io l'ho trovato, cioè non tratta di una. Tratta di. Allora, Un il viaggio, sì. protagonista ha la sindrome di Down,
Quindi magari ecco, non sono la persona migliore per dire se la rappresentazione è davvero adeguata, però mi è parso insomma che non sia. Mi è parso adeguata. E viene rappresentato anche implicitamente un po' l'abilismo, perché viene rappresentata l'infantilizzazione di questo Sì. Ma ragazzo come sbagliata. anche aspetti più violenti, tipo la svalutazione. Sì. Sì. Insomma, vari strati di abilismo, senza usare questa parola, però alla fine viene discriminato, però diciamo non viene sovradeterminato, il suo amico non disabile non è paternalistico nei suoi confronti, hanno un rapporto alla pari, o quasi, insomma, nel senso che il protagonista, cioè, il co-protagonista non disabile lo allena. E quindi è una sorta di coach, di allenatore, di wrestling. E poi si parla anche del tema importante della deistituzionalizzazione. Quindi, insomma, abbiamo trovato un bel film. E in chat continuano a chiederci pareri su altri film. Allora, Arianna dice: volevo chiedere se per caso avete visto la serie reality di Netflix intitolata Death You, spero di aver letto bene, e il film di Amazon Prime Video The Sound of Metal, entrambi con l'obiettivo di proporre una prospettiva diversa sulle persone non udenti e in caso, che ne pensate? Purtroppo no, nessuna dei due. No. Neanche io in realtà, però me li segnerò tutti. E Grazie per l'esempio. poi c'è Rossella che invece dice: mi piacerebbe sapere il vostro parere su due film, se li conoscete, il famoso Quasi Amici e il film di animazione La forma della voce. Abbiamo visto solo Quasi Amici, anni fa, diciamo. tra l'altro. Diciamo che forse uno. Allora, l'abbiamo visto un po' di anni fa, quindi la nostra sensibilità all'abilismo è sicuramente cambiata e siamo un po' più sensibili adesso. Però a suo tempo l'avevamo trovato adeguato, a parte alcune cose. Beh, è anche tratto dalla storia vera. Sì. Quindi. Il fatto che tanto sarebbe, insomma, poi la trama può cambiare fino a un certo punto. Non Ok. tra i peggiori, spero. Sì, non Tra i tra i migliori, dai. migliori, però ecco, personalmente non privo di abilismo, per una serie di motivi. Poi c'è Marco che intanto ci consiglia un documentario su Netflix, Creep Camp. Ok, segnerò anche questo. E poi Gaia chiede, 37 secondi, credo sia un altro film, se può essere un buon esempio sui temi di autonomia, sperimentazione e autoaffermazione. Mi sento molto ignorante in questo momento. Allora, in realtà non l'abbiamo visto perché chiaramente stiamo vedendo meno film, tipo quelli nuovi con personaggi disabili, perché le rappresentazioni sono così pessime che è fastidioso vederli. Cioè, penso che un sacco di persone possono capire, perché capita anche, ovviamente, No, conosco no, tante ci sta. identità sociali e Ah, un però altro. Cioè, diciamo. ringrazio. Cioè, scusa. No, no, dai. Allora, un altro film che possiamo forse consigliare è che io sono molto entusiasta di questo film, infatti ne parlo sempre, e mi chiamo Sam. Anche qui, allora, è un film di tanti anni fa, insomma 20 anni fa, più 2000. o meno 20 anni fa. Non avendo quella disabilità, di nuovo, non posso essere certa che non ci sia abilismo, però il tema che tratta è molto significativo, e cioè un padre con disabilità intellettiva si vede tolta dalla custodia sua figlia proprio perché lui è disabile e quindi deve avere a che fare con un sacco di abilismo del tribunale, anche dall'avvocato
che lo sostiene, e secondo me è davvero un bel film. Ed è anche godibile, cosa che di solito non si può dire, cioè spesso non si può dire delle persone con, dei film con le persone disabili. Perché spesso sono magari tipo, sembrano più un documentario che un film. E invece questo film è carino. Beh, intanto stanno arrivando veramente tantissimi consigli, quindi ringrazio davvero tutti e tutte. Anche Giulia ci consiglia La famiglia Bélier. E poi Vera chiede se Atypical, questa è abbastanza famosa su Netflix, se questa l'avete vista, se avete un'opinione. In ogni caso, secondo me potrebbe essere consigliata. Quello che... Oppure Loop, è un bel, ci dice Sara, è un bel cortometraggio di animazione con una protagonista autistica. La persona autistica mi è piaciuta molto, ottimo. Davvero un sacco di consigli. Eva dice, che ne pensate del cortometraggio Il circo della farfalla? No, non l'abbiamo visto. Esiste veramente, ma io credo di aver visto due delle cose che sono state citate, quindi veramente... Ok, Titti ci dice, io ho visto Special, parlo di un ragazzo con la tetraparesi, è gay, ok, ottimo, davvero grazie, tantissima, tantissima roba. Bene, quindi forse possiamo interrompere un attimo la parentesi cinema. Se non è troppo tardi, io avevo due domande finali, abbastanza veloci, credo. In realtà è da un po' di tempo che mi sto interrogando sul linguaggio abilista, ma anche sul linguaggio di genere. E, mi è cioè, non so, nella mia testa mi è sembrato di vedere qualche affinità, cioè, come si diceva anche prima, non sono solo dei film, quindi è importante parlare di che tipo di rappresentazione viene fatta, perché questo poi ha delle conseguenze. Anche le parole ovviamente non sono solo parole, cioè spesso il linguaggio è considerato qualcosa di secondario, non importante rispetto ad altri tipi di battaglie, e questa è una cosa che ho visto sia rispetto al linguaggio di genere, sia appunto rispetto al linguaggio in generale, al linguaggio abilista. E, quindi mi veniva da chiedere se secondo voi ci sono effettivamente dei punti di contatto tra appunto il linguaggio di genere e il tema del contrasto al linguaggio abilista e quali possono essere. Allora, ovviamente sessismo e abilismo, cioè sono oppressioni sistemiche, ovviamente, quindi hanno caratteristiche che possiamo dire speculari, come tutte le discriminazioni, i sistemi di potere. Quindi vediamo sempre sovradeterminazione, oggettificazione, svalutazione, quindi siamo sempre su progetti lì, direi. Avevi Va bene. e anche diciamo gruppi considerati un po' come dei monoliti, no? Tutti con le stesse caratteristiche in qualche modo, sia le donne, le persone disabili e tutte le altre categorie. Sì. Cioè, alla fine sono ovviamente battaglie, anche percorsi di consapevolezza, mi viene da dire che vanno fatti in modo parallelo, in più campi, perché è tutto collegato alla fine, ovviamente. E, sì, un'ultima cosa che mi sentivo di chiedervi era proprio più nel pratico, che consigli vorreste dare per riuscire ad utilizzare un linguaggio che sia il più corretto possibile? Quindi cosa possiamo fare attivamente per cambiare la narrazione che attualmente si fa delle persone disabili? Da dove cominciamo? Allora, secondo me, insomma, noi abbiamo parlato di giornalismo, di personaggi politici, di media, tipo cinema, raccontare le storie, che devo dire, insomma, e sarebbe ora che queste persone che si occupano
di giornalismo e di media si aggiornassero e smettessero di scrivere certe cose, perché davvero poi queste narrazioni rimangono e ci presentano un certo tipo di storie, un certo tipo di concezioni che sono assolutamente problematiche. Quindi io direi, insomma, più che educarsi, decostruire quello che abbiamo imparato, ovviamente come succede con tutte le discriminazioni, non è che nasciamo con delle idee assurde e sbagliate, dovremmo decostruirle e capire che non vanno. Quindi non si tratta tanto di magari acquisire nuove informazioni, ma magari proprio di distruggere, Sì. cioè depurare quelle magari in cui tutti siamo immersi, a cui nessuno è immune. Quindi attraverso, cioè, informandosi e ascoltando le persone direttamente interessate. Alla fine internet ci fornisce un sacco di risorse. Se vogliamo possiamo informarci pian piano, insomma. Esatto, e poi soprattutto l'ascolto è la cosa più importante, ascoltare l'altro fondamentalmente. Poi vabbè, dopo si sbaglia, ci si corregge, si impara, insomma, è un percorso magari lungo, però È bisogna normale, farlo. sì. Prego, prego. Non so. Ok, allora è arrivato un messaggio da parte di Anna che in realtà ringrazio perché apre una questione interessante. Lei dice, seguendo diversi incontri di formazione del nodo contro le discriminazioni della provincia di Alessandria, ti è stato detto che dire persona disabile non è corretto, bisogna sempre dire persona con disabilità. In realtà appunto il tema è quello che c'è una differenza tra il person first language e l'identity first language, sono entrambi i tipi di linguaggio con, cioè non ce n'è uno giusto e uno sbagliato, mi viene da dire, però appunto se vi va di dirci velocemente appunto la differenza perché si può usare l'uno o l'altro. Certo, varia in base alle preferenze, quindi persona disabile e persona con disabilità sono ugualmente ad Accettati, accettate, adeguati. adeguate. E noi usiamo persona disabile perché diciamo personalmente non sentiamo la necessità di distaccare la disabilità dalla nostra identità, quindi noi lo usiamo come aggettivo, come se io dicessi che sono una donna italiana, come se dicessi che sono una donna cis, eccetera, eccetera. Quindi non mi sento di distaccarmene perché non ne trovo il motivo. Poi ci sono anche varie motivazioni per cui Sì. qualcuno utilizza invece con disabilità e sono ugualmente valide. Non so se ho spiegato. Vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che no. Va bene. Sì, alla fine appunto sono entrambi i tipi di linguaggio appunto adeguati. Anche qui la cosa da fare secondo me è semplicemente ascoltare l'altro e anche proprio direttamente chiedere. Perché non c'è nulla di male che tipo di linguaggio si preferisce, credo. Bene, allora io non vedo nessun'altra domanda in chat o commento, spero di non essermi persa nulla, però no, ho provato a leggere tutto. Quindi non so se qualcuno vuole intervenire o ad aggiungere, ecco. Ok, Alessia scrive, buonasera a tutti, vorrei fare una domanda fuori dal contesto. Io insieme ai miei amici abbiamo un progetto riguardante il mondo dello svago per persone con disabilità, però abbiamo trovato davvero difficoltà nel trovare persone vicine o direttamente coinvolte che ci aiutassero dandoci anche solo un feedback. Vi chiedo quindi se ci fossero dei gruppi a cui noi possiamo rivolgerci per capire se il nostro progetto può essere utile o meno. Vi ringrazio. Allora, il progetto riguarda il mondo dello svago. Gruppi. Ma saprei, dipende che tipo di svago, forse, però non Quindi so si se stanno ci sono cercando gruppi. gruppi di persone disabili, cioè, non so. Ci sono alcuni gruppi, magari, però
per lo più chiusi di persone disabili che si confrontano tra loro. In realtà ci sono anche vari gruppi misti, di cui però adesso faccio fatica a ricordarmi i nomi, però non saprei. Beh, non so, Magari Alessia, se vuoi. puoi anche scrivere. Ti possiamo indirizzare, se ci scrivi, ci spieghi Sì, facciamo una che ricerca. cosa intendi. Anche, va benissimo. Va bene, grazie. Allora, ok, vediamo cosa scrivono. Anna dice: ho partecipato ad un progetto europeo sulla violenza alle donne con disabilità e è venuto fuori che la sessualità è vista come un tabù anche all'interno della famiglia. Volevo sapere cosa ne pensate al riguardo. Allora, cioè la sessualità è un tabù un po' in generale, non potremmo dire che, non mi sento in realtà di poter dire che all'interno delle famiglie dove ci sono persone disabili ci siano tabù particolari, ma casomai dipende appunto tantissimo dalla famiglia. Giusto? E da quanto è vista la famiglia, ma in generale, magari sul controllo che vuole avere Sulla persona sulla persona disabile. disabile, sulle idee sulla sessualità tra le persone disabili. E il care, sì, vabbè, che la famiglia. Sono le 10 o qualcosa e sto tipo dicendo delle parole per delle altre. Cosa volevo dire? Volevo dire che è un problema enorme. La risolviamo ancora lì per una fetta di persone disabili e non avere accesso ad assistenza personale, che quindi porta alla possibilità di fare scelte proprie, indipendenti, libere dalle persone che ti assistono. Sì, perché diciamo che se la tua famiglia sia sessuofobica oppure, non lo so, omofoba nel caso, o transfobica, alla fine tu, se tu sei dipendente dalla tua famiglia, insomma, è molto più complicato autodeterminarsi o essere libero. Invece, Sì, insomma, cioè. c'è chi si trasferisce da casa per fare quello che vuole. Spesso questo non è possibile per le persone disabili, sia per dipendenza economica a causa della discriminazione al lavoro, sia per mancanza di assistenza oppure accessibilità in altri contesti. Va bene, grazie. Allora, poi c'è Giusy che ci dice: vi ringrazio tantissimo perché, come per l'omofobia interiorizzata, anche l'abilismo mi pare possa essere figlio della stessa cultura. Non nascondo che farò un'attenta autocritica anche sul mio linguaggio, forse a volte non è sente. Quindi, vi ringrazio. Poi Milena dice: visto che prima dicevate che nella sessualità le persone disabili sono sottorappresentate, volevo chiedere se invece nell'ambito dello sport vi sembra esserci una sovrarappresentazione. Allora, una sola rappresentazione. Cioè, in che senso? Prima parlavamo della rappresentazione, intendi, nei film? Probabilmente sì, quello potrebbe essere un ambito, forse anche nell'ambito proprio dello sport in sé per sé, Olimpiadi. Ma Non so se. sicuramente c'è tanta associazione in realtà della disabilità allo sport. Mi viene in mente qualche conversazione che ho avuto con persone che magari hanno avuto incidenti o sono passati, insomma, dallo stato di persona non disabile allo stato di persona disabile, e c'è molta pressione da parte della società, un po' a tutti i livelli, ma anche da parte dei medici oppure delle persone in generale, a dire: ma perché non fai sport? Magari è una cosa, cioè lo sport è una cosa che non interessa a tutte le persone, però viene un sacco associata sicuramente per tutte le narrazioni che vediamo, delle Paralimpiadi. Però diciamo, si lamenta, cioè non è il nostro caso, perché insomma noi siamo sempre state disabili, però viene detto, Sì. viene insistito tantissimo su questa cosa del dai, perché non fai sport, come se fosse, insomma, Come se fosse l'obiettivo di realizzazione fare sport per le persone disabili. sì, magari viene detto con ingenuità, però ecco, c'è questa pressione a fare sport.
Sì, io su questo volevo aggiungere che, insomma, se posso, anch'io trovo, ho trovato spesso molto, molto fastidiosa questa insistenza sullo sport, un po' perché ho pensato che avesse anche a che fare, così rimetto in circolo questa mia riflessione, con un approccio che abbiamo un po' performativo al nostro stare, diciamo, al mondo, e soprattutto se il mondo si divide tra chi appunto è normodotato e chi invece non è considerato conforme alla norma per tutta una serie di caratteristiche. E poi perché secondo me nell'idea di chi fa sport sostanzialmente non c'è solo l'idea purtroppo del benessere, ma c'è l'idea che quella sia la cifra di un, come dire, di un'abilità, di un successo, di un, come dire, appunto, come ci vuole, di un risultato che attraverso lo sport si può ottenere, che ti fa apparire, tra virgolette, vincente e passare socialmente meglio di chi non ce la fa, tra virgolette, a eccellere magari nello sport. Io diciamo, trovo che a volte l'insistere sul successo che una persona magari disabile o con disabilità raggiunge nello sport abbia un po' le caratteristiche, questa insistenza di quello che dicevate voi in più di una riflessione stasera, insomma, così è un po' una forzatura ad una, come dire, a voler necessariamente, come dire, obbligare le persone a conformarsi anche qui ad un modello che io trovo abilista anche questo, insomma, è in questa attica qua. E poi volevo aggiungere un'altra cosa. Ho trovato molto interessante questa riflessione che un po' è emersa tra, appunto, visto che stiamo parlando di linguaggio, tra il definirsi persone disabili, persone con disabilità e l'odiosa espressione diversamente abili, che appunto va proprio bannata, e ho trovato molto interessante, diciamo, porre l'accento sulla questione che definirsi, autodefinirsi disabili è un po' il punto di vista, tra virgolette, passatemi il termine, un po' dell'attivista, nel senso che è un po' una definizione che considera la disabilità non solo una caratteristica, ma anche come dire, un elemento di orgoglio costitutivo della propria identità, tra virgolette. Quindi un po' come per noi l'essere, nel mio caso per me l'essere lesbica, cioè proprio parte di me, e quindi non riuscirei a non definirmi così, ecco. E non mi sento una donna con omosessualità, ecco, in questo senso, perché porto questo nome, questa che per qualcuno è anche un'etichetta, ma per me invece è un confine identitario ben preciso, il fatto di essere lesbica con questo orgoglio, ecco. Quindi un po' mi piaceva questo discorso che avete un po' ripreso anche voi, perché ci vedo questa, ecco, questa similitudine con questa che è una mia caratteristica, invece che io la porto con questo tipo di orgoglio, ecco. La porta agli altri, voglio dire, alle persone con questo tipo di orgoglio, ecco. Grazie. Se non è troppo tardi, spero di non star rubando troppo tempo, leggerei gli ultimi due messaggi. Ma intanto Cristina chiede se conoscete dei testi di approfondimento sul tema dell'abilismo che potete consigliarci. Ed è arrivato subito il consiglio di Cristina in chat che possiamo seguire Ottimo, questo sì. libro. Sì. The Minority Body. Ok, grazie. Allora, Prego, prego. dunque, per quanto riguarda testi veri e propri, cioè nel senso di libri, consigliamo Alison Cather, Feminist Circuit. Ok. E anche Care Work di scusami un po' impronunciabile. Adesso magari la metto in chat e ti chiedo un Sì, attimo.
Divina Lakshmi, ok. E diciamo questi due, poi anche sicuramente un must, questi sono diciamo un po' più accademici. Invece un libro autobiografico che però in realtà dice più informazioni sull'abilismo di tantissimi altri, è un libro di Harriet McBride Johnson, dopo lo scrivi, il titolo, sono noto. Mio Dio. Vi metto il titolo in chat. Ah, mi confondo con un altro. Not Dead Oddio. Yet. Today to the young, Ok, mamma mia. troppo tardi per morire giovane, aiuto, ok. Today to the young, che sicuramente è un must. E in realtà più che, diciamo, noi abbiamo trovato interessanti più dei testi che non sono accademici, perché vediamo che, Accessibile. sì, a parte il fatto di essere più accessibile un po' a tutti, però vediamo che c'è, sempre per quanto riguarda l'abilismo a livello anche istituzionale, accademico, vediamo che è parecchio difficile per le persone plurimarginalizzate arrivare a, diciamo, a livelli in cui si scrivono libri accademici, cioè nel senso ci sono un sacco di ostacoli e noi abbiamo trovato, diciamo, tra i testi più interessanti sull'abilismo, magari dei blog di persone plurimarginalizzate, cioè ci sembrano le persone che hanno di più da dire, perché alla fine se parliamo sempre di persone disabili e bianche o disabili eterosessuali, ci sono sicuramente, cioè hanno meno da dire, possiamo dirlo. Oppure magari, cioè, persone, cioè, ok, nei blog magari abbiamo letto cose importantissime di persone autistiche non verbali, che diciamo difficilmente nel sistema attuale arrivano all'università, quindi possiamo consigliare anche un po' di blog. Sì. Ok, vabbè, li Aspetta, qua scriviamo. i titoli li ho messi tutti, chiaro? Sì. Sì. Allora, Ok, vabbè, il blog di... direi Emi Sequenzia. Un attimo che metto il nome. E My Buds, un attimo. Adesso li metterò. Va bene. Intanto li scriviamo, non so se avete altre domande. Sì, allora c'era Eleonora che ha scritto: Buonasera, vorrei fare una domanda. Dovendo scrivere un libro sulla disabilità in ambito bioetico, mi sono chiesta quali siano gli strumenti per decostruire il linguaggio e la rappresentazione della disabilità. Penso all'ambito dei disability studies nati negli anni 70 in Gran Bretagna, di cui in Italia non si trova traccia, e che hanno dato impulso, partendo da un ambito accademico, alla comprensione di questo tema. Quindi puoi leggere proprio la domanda specifica perché Sì, era quali siano gli strumenti per decostruire il linguaggio e la rappresentazione della disabilità? aspetta, in ambito Sì, accademico. deve scrivere un libro, sì, sulla disabilità in ambito bioetico. Sotto. No, non ti vedo. Ottimo, non lo trovo. Vabbè, io direi che una risorsa potrebbe essere il BitBees, che dice Chiara. Allora, BitBees era un accademico americano, statunitense, che si occupava proprio di questi temi. E tra l'altro ha un blog, anche lui aveva un blog in cui parlava di quanto fosse abilista l'ambiente universitario, specialmente quando si parlava di bioetica e vita delle persone disabili dal punto di vista delle persone non disabili. Quindi Mettiamo sul blog. metto la blog sulla chat. Perfetto. Perfetto, grazie. 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 Grazie
Penso. Allora. Presentalo pure che. No, non specificamente sulla bioetica, continuavamo a scrivere dei Dei blog formativi, molto suggerimenti formativi di per me. letture o libri. Ok. Perfetto. Penso l'ultima domanda sia quella da parte di Arianna. Dice: cosa pensate delle pubblicità basate sul dramma delle famiglie, finalizzate alla donazione ad enti di assistenza che si vedono spesso in televisione? In quel caso, trovate che quel tipo di narrazione sia giustificata, dal fine oppure No. No, perché Beh. magari può avere scusa, può avere un risultato a breve termine, magari può Ragionare. tirare fondi, però poi a lungo termine è quella la narrazione che si continua ad avere. Cioè, c'è questo grande dibattito in generale sulle narrazioni, ok, la narrazione della donna vittima di violenza magari funziona di per lì. Cioè, non lo so neanche se funziona, però magari Narrazione tragica, dici. la narrazione tragica sì, di lei come vittima, però poi alla lunga magari è passivizzante, le toglie agency. La stessa cosa con le persone disabili. Cioè, dove vogliamo andare con queste Sì, diciamo narrazioni? che si sta lentamente depurando dall'idea di tragedia, cioè nel senso si stanno facendo anche dei tentativi per, insomma, per non essere pietisti a tutti i costi, pietistici, e non dare il punto di vista delle famiglie che alla fine passivizza, cioè insomma non è Sì, per inclusivo. quanto riguarda le persone disabili c'è tantissimo, come dicevamo, questo focus sulle famiglie, come se le persone disabili non fossero abbastanza come soggetti. E poi c'è, volevo dire questo, c'è tutto un filone cioè, dei poster child, nel senso che sono i poster children, che sono diciamo gli ex bambini, quindi adesso diventati adulti, disabili, soprattutto in America, che diciamo, si ribellano alle narrazioni con cui sono stati dipinti da piccoli per raccogliere fondi. Quindi loro si trovano online, oppure sì. Le loro foto, narrazioni di un certo tipo ben preciso, che sono sempre le stesse, quindi questo crea un sacco di problemi anche a livello di, insomma, ormai la tua immagine pubblica, chi ti cerca trova quelle cose, è Sì. abbastanza, cioè lascia effetti psicologici non indifferenti, e poi c'è tutta questa retorica sul fatto che questi bambini, cioè, specialmente stiamo parlando del Teletone, di Teletone dell'inizio, ma non solo dell'inizio. Questi bambini venivano descritti come bambini che sarebbero morti presto, non necessariamente corrispondente alla realtà, anzi, non, in molti casi Sì. assolutamente non corrispondente alla realtà. Insomma, questo ha assolutamente degli effetti devastanti sulle persone. E infatti, il libro di Harriet McBride-Johnson, cioè, il titolo è proprio Troppo tardi per morire giovane, fa riferimento Chi le a aveva questo. detto che sarebbe morta giovane quando faceva le comparse televisive, comparsate televisive, come bambina posta. Sì. Quindi insomma non è l'ideale che quando sei piccola ti trovi questi adulti che dicono che tu morirai giovane. E però è un argomento che pareva per far donare il pubblico. Insomma, ci sono altri modi per parlare, cioè per raccogliere fondi ci sono altri modi volendo, però bisogna volerlo, bisogna rendersi conto che queste narrazioni hanno degli impatti negativi. Assolutamente. Va bene. Credo di essermi persa una domanda, che c'era prima di Sara, che dice: ho letto Capitalism and Disability di Martha Russell e volevo sapere se lo conoscete, se per caso c'è un libro simile sul contesto italiano, visto che il libro della Russell si riferisce al contesto socio-economico americano. Non che noi sappiamo,
non lo conosciamo e non Okay. abbiamo nessun libro, quindi. Si può aggiungere anche questo in lista. Va bene. Allora non vedo nessun altro messaggio se qualcuno vuole intervenire, altrimenti intanto ringrazio tutti voi che ci avete dato tantissimi spunti interessanti, ringrazio ancora una volta i nostri ospiti perché veramente è stato un dibattito molto interessante, soprattutto utile, cioè ce n'è davvero tanto tanto bisogno di parlare di questi temi e di farlo bene, quindi davvero grazie. E, non so, Natascia, possiamo Sì, chiudere qua. io ringrazio anch'io, mi unisco a te e al coro delle persone che vedo che stanno scrivendo in questo momento. È stato un incontro molto molto ricco, un'occasione di crescita, insomma, per noi, di ulteriore approfondimento. Quindi, come te, ringrazio ovviamente Elena e Maria Chiara e ovviamente l'invito a venirci a trovare di nuovo quando vogliono è sempre valido. Con tutto, ci vediamo martedì prossimo perché, come sapete, continueremo nel nostro viaggio di approfondimento sui temi, in questo caso anche della genitorialità. Parleremo di genitori fuori dall'armadio, quindi anche del loro coming out con i figli, con Alessandro Taurino, professore associato in psicologia clinica. E poi il 16 febbraio parleremo di giornalismo transfemminista con Benedetta Pintus. Siamo molto contente noi della Rete Donne Transfemminista di poter affrontare questo tema con lei. Jennifer Guerra a seguire 23 febbraio con Il corpo elettrico, il suo libro, il suo ultimo libro, e Violate, sessismo e cultura dello stupro, che invece è il libro della professoressa Graziella Priulla, che appunto sarà nostra ospite il 26 febbraio. Insomma, un mese ricco di appuntamenti, non fateci mancare come sempre il vostro sostegno, la vostra presenza e arrivederci a prestissimo a tutte, tutti e tutto. Grazie mille. A presto, grazie ciao. mille. Ciao.